Buongiorno ragazzi, buongiorno. Volevo dire beato chi è bello oggigiorno, chi è bella, ma soprattutto chi è bello. Che le donne alquanto, se sono anche bruttine, ci sono certi roiti che trovano anche gli uomini, tranquillamente, anche dei bei uomini, che si sa l'uomo ogni buco è pertuso. Invece l'uomo se non è bello, sai come me, la voglia tu di tromba e sta sempre a pesce in mano, e farsi le seghe. Che è la verità ragazzi, la pura verità. Qualcuno dice, ma ti botti troppo giù, quando mai? Invece non mi va sulla realtà di fatti. Io dal 2017 non riesco ad avere più una storia d'amore con una ragazza seria e non riesco, dal 2019 non riesco a scopare più una ragazza. No perché non ce la faccio, perché ovviamente se io capita qua sotto qualche ragazza, qualche donna, mi ricordo che gli rompo il culo sicuramente. Ho visto la scienza che diceva, però giustamente gli arretrati che devo ancora prendere con loro. Però giustamente non mi vogliono perché sono brutto, sono povero, non c'ho un cazzo, non interessa perché giustamente le donne si avvicinano solo quando gli interessa qualcosa di te, che sia soldi, che sia potere, che sia stato, che sia bellezza, ma di qualche modo. Adesso non voglio fare l'ipocrita perché io non sono uscito con ragazze esteticamente meno belle di me e anche con ragazze meglio di me. L'ultima ragazza che ho avuto, Marina, sono piaciuta una ragazza di Catania che era carina, la mia ex ragazza è una bella ragazza, infatti ancora oggi un amico dice ma come hai fatto a mangiarti da quella, che poi ci sono stato 6-4 mesi, non è che 4-5 mesi, non è che sono stato proprio buttata, ci vedevo 3 volte al mese e quei 3 volte al mese recuperavo tutta la voglia, però giustamente i rapporti nascono, crescono e muoiono. Che certe persone, come ho detto anche in passato, devono rimanere nel passato perché è stato bello quando è stato. Non c'hanno più posto nel tuo presente, nel futuro. Ma questa ex amica mi ostino sempre a scriverle. Ma ho deciso di non scriverle più. Mi scrive magari fra 4 mesi, ma senza aspettarmi una risposta da lei. Qualcosa di buono da lei, perché altrimenti rimango sempre male. E ci prova, giustamente, non è cosa. Detto questo, ragazzi, scusate la faccia di merda che ho, ecco perché non sono scopo, perché dopo sono brutto. Se fossi stato Chad, col mio carattere, che molte volte mi hanno sempre detto carattere fa schifo, lasciate perdere queste stronze, come torno a ripetere altri video. Madonna, quando dici che fai un carattere di merda, perché non gli aggradi molto fisicamente. Oppure non gli aggradi così tanto a dire io sopporto il tuo carattere di merda. Perché non ti preoccupare, a certa gente sopportano tutto e di più. Sopportano corna, sopportano maltrattamenti, maltrattamenti, parolacce. Poi basta che tu li mandi a fanculo, ma tu, io ho avuto brutte esperienze, perché vai via. Cioè, proprio non va a fanculo. Come sta ex amica mia, solo perché sto finito in passato, giustamente non gli sono piaciuto tanto da dire ok, sopporto pure te. Sì, piacevo molto, giustamente sopportavo anche me. Anche la mia ex ragazza. Ma stato un po' schicchio al rapporto. Che evidentemente non gli piacevo sufficiente, ho trovato qualcuno meglio. Beh, che ho detto meglio di me, anche se quel pezzo di merda le faccio in cesso come me. Sono un po' messo meglio fisicamente che fa palestra. Poi quel pezzo di merda infame, che pagherà prima o poi nella sua vita pagherà perché. Io ho sempre detto che finché le cose vanno così e potevano migliorare, ok, lascio stare come ho fatto nel 2018. Ma se stanno a peggio di questo, dovesse essere finita per me, so dove andarmi a vendicare. Però non facciamo più, lasciamo stare. Pensiamo a noi. Le donne fanno schifo, ragazzi, ci sono delle donne sono delle line del cazzo che non sanno neanche cosa vogliono loro. Non sanno cosa vogliono loro. Basta che danno la colpa al genere maschile, al patriarcato, questo e quell'altro. E poi stanno aumentando un sacco di casi di violenza delle donne sui uomini, ma nessuno ne parla. Poi un po' di femminicidio che succede in Italia. Stragi, stragi di donne. Questo è vergogna. La donna deve essere tutelata, deve essere capita. Come se la donna. Non farvi i link, dico. La donna va rispettata. Perché? Per quale motivo? Solo perché c'è la figa. Io la rispetto se lei mi rispetta a me. Ma l'anzesto non la ripete, che dimostra con me, ti si stima, spero che ti fai anche io parlare con una ragazza e ti preferito essere bisex. Così se magari andava male, la sponda etero, mi buttavo sui gay. Però
Purtroppo io sono etero al 100% e sfido chiunque a dimostrare, chiunque donna, se non sa il contrario. Poi purtroppo, quando hai delusioni appunto tale da chiuderti in te stesso, io con le donne chiuso. Se c'era qualcuno nelle amicizie, nei cerchi di social, vabbè, tanto ti tengo così. Ma non è che sto lì a provarci, perché so bene che tanto non accocchio niente. Cioè è utile che io ci provo. Perché, diciamo, la verità, non. So bene che il risultato è negativo. C'è inutile che ci provo, perché cioè, come dici ci provo, perché cosa? Per fare figure di merda, per essere ignorato, non risposto, non calcolato. Detto questo, ragazzi, io non dico che tutte sono uguali. Ci sarà qualche donna, ma è rara, eppure si può. Eppure ricordate, anche una donna umile, buona, si sembra imprendente, timida, gentile, può cambiare e diventare una merda. E diventare come le altre. Che oggi una vostra società che vuole fanno oggi il cervello di donne è pazzesco. Tutte le donne musiche non essere speciali, svalorizzano l'uomo al 100%. L'uomo è svalorizzato. Perché giustamente c'è una propaganda, cioè una propaganda sull'uomo distruttiva, mentre sulla donna esalta la figura femminile, senza merito, ovviamente. Ricordiamo le tante morti sul lavoro. Tanta gente muore sul lavoro perché tutti uomini, la maggior parte, tutti uomini. Adesso dirà qualcuno: dai, ma questo ce l'ha proprio a morte con le donne, che schifo. Ma provate a mettermi nei panni miei, giustamente io come faccio a non avercela con le donne? Purtroppo, insomma, anche all'ente, ripeto, all'ente, no, sono grasso, brutto, povero, quindi anche obiettivamente io non c'ho niente che possa piacere a una donna, non c'ho niente che possa piacere a una donna, io sinceramente, anzi è un miracolo se la trovo, qualcuno che mi scopa. Devo solo ringraziare Dio e dire, ah, finalmente è successo questo. Poi normalmente io non c'ho niente che attiro, ovviamente. Purtroppo sono sincero e sono obiettivo, perché quelle di, ah, io c'ho 100 donne, e basta una certa troia, diciamo, guarda lo storto. Ma di che cazzo c'è, guarda. Giustamente dice, è un Chad, che bellino, questo me lo scopo quasi quasi. Guarda che sono un Chad, che devo io fare? Troppo così, che il mondo fa schifo perché così. Io non dico che uno deve essere per forza bella, ma meno normale, meno la donna è più selettiva dell'uomo, più selettiva perché c'è più chance di provarci con chi vogliono loro, invece loro, noi, dobbiamo accettare quello che passa al convento e per trombarlo, buttarlo dentro, dobbiamo accettare qualsiasi cosa. Io non sono così, perché giustamente io accetto quando mi piacerà qualcuno, al minimo. Quando mi butto, rispondo ai miei parametri, quello che è l'altro. Detto questo, ragazzi, saluto e una buona giornata e buone cose.